Una perdita, quella di Paolo Calissano, che ha sconvolto il pubblico. L'attore genovese è stato trovato morto il 30 dicembre 2021 dai carabinieri, accorsi sul posto dopo la chiamata della sua compagna Fabiola Palese preoccupata perché non rispondeva al telefono. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire, ma è stata disposta l'autopsia sul corpo. Chi è Fabiola Palese? L'ultima compagna di Calissano. Al suo fianco da molti anni, ma discreta e riservata, Fabiola Palese è un'estetista specializzata, classe 1978, ed è titolare di un B&B a Prati, che ha chiamato Fabiola Home. Sono tante le foto che li ritraggono insieme, in vacanza e in tanti momenti di vita quotidiana. Segno che l'attore stava cercando di riprendere in mano la sua vita dopo i problemi con la giustizia e la drammatica storia di dipendenze. Dopo il crollo avvenuto nel 2005, seguito all'amara vicenda della morte della sua fidanzata di allora, la ballerina Ana Lucia Bandeira Bezzerra, scomparsa per overdose di cocaina nel suo appartamento, Calissano stava cercando di riprendere con il suo lavoro e voleva fortemente tornare a recitare. Era infatti tornato in TV per una piccola parte in Non dirlo al mio capo 2. Fabiola è stata al suo fianco fino all'ultimo, standogli vicino e sostenendolo nonostante le tante difficoltà che aveva dovuto attraversare. Spinta dal dolore per questa perdita così drammatica, Fabiola Palese è intervenuta sui suoi social per lanciare un ultimo grido di dolore e di rispetto per il suo compagno Paolo Calissano, troppo spesso al centro della cronaca. Queste le sue parole: siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso. I suoi amori. Della vita privata di Paolo Calissano si sa molto poco. Tra le sue ex storiche, compare Matilde Brandi, che aveva conosciuto nel 2002 e per la quale aveva lasciato la fidanzata di allora Simona Salvemini. Negli anni del grande successo, esploso con la soap Vivere, è stato spesso al centro della cronaca rosa per le tante donne che gli sono state a fianco. Ha avuto diverse storie d'amore, ma quella con Fabiola Palese è durata molti anni, fino all'ultimo e tragico giorno in cui ha dovuto allertare le forze dell'ordine che lo hanno poi trovato senza vita.